Terzo episodio dedicato alla nuova collezione di carte di Panini in onore del 25esimo anniversario di One Piece. Finalmente Panini mi ha mandato la roba che avevo preordinato e chi vuol venire a conoscenza di questa incredibile storia, veramente molto avvincente, vada a recuperare i primi due episodi sul canale. Quindi oggi ragazzi si sbusta tantissimo perché abbiamo l'Eco Blister, un box e un altro starter pack. Quindi non perdiamo tanto tempo, avrei potuto fare 1000 video con 3 pacchetti per volta, ma non sono il tipo, quindi vi racchiudo tutto in un unico episodio. Iniziamo! Direi di cominciare subito dall'Eco Blister, che è l'unica cosa che non abbiamo ancora visto nei vari episodi, quindi l'apriamo proprio con tutta la cura del caso e troviamo subito una carta in edizione limitata. Vi ricordo che sono 10 in totale e ne troveremo 5, sempre le stesse, all'interno dello starter pack. I pacchetti per il momento ce li mettiamo da parte, poi li apriamo tutti insieme, ragazzi. Apriamo adesso lo starter pack. Vi ricordo, per chi fosse nuovo, chi non avesse recuperato i primi due video, chi non li avesse visti, che non sono un esperto di One Piece, sto recuperando l'anime, ragazzi, non l'ho mai visto tutto per intero. Sono arrivato ad oggi, quindi già ho fatto dei progressi, sono arrivato al 174esimo episodio. Piano piano, qualcuno al giorno riesco a guardarmelo. Queste le abbiamo già viste nei precedenti episodi, come vedete sono sempre le stesse, quindi per me sono doppie. E questa è la sesta, quindi ragazzi, 10 in totale. Starter pack abbiamo già visto, ci sono 3 pacchetti che abbiamo accumulato, quindi 3 quelli dell'Eco Blister più 3 dello starter pack, siamo già a 6 pacchetti. Un nuovo raccoglitore, classico raccoglitore di Panini, anche di questo abbiamo parlato abbondantemente in uno dei video precedenti, il primo video, il primo episodio dedicato a questa collezione. E adesso cominciamo a sbustare. Apriamo anche il box, anche qui con tutta la cura del mondo. E quindi abbiamo ben 24 pacchetti ad aspettarci, ragazzi. Cominciamo. Allora, intanto io faccio due chiacchiere, cercherò di essere veloce, ragazzi, per non tediarvi più di tanto. I pacchetti sono di carta, quindi come vedete molto leggeri. E cominciamo a vedere un po' di robetta fatta bene. Vi ricordo appunto che essendo nuovo io non conosco molti di questi personaggi. E già ho ricevuto le prime critiche, come è giusto che sia, perché, ma perché dici che queste carte sono bellissime, ma non è vero che sono bellissime, ragazzi. Io faccio i paragoni con le solite collezioni Panini e queste direi che rispetto alle solite collezioni Panini, per essere carte che costano 25 centesimi l'una, sono secondo me delle carte decenti, delle belle carte. Non possiamo ovviamente paragonare queste carte, secondo me, ragazzi. Devo sempre dire secondo me perché poi se no ci sono i cattivoni nei commenti. Questa per esempio secondo me è bella, ok? Poi, e dicevo, non possiamo paragonare queste carte a quelle di One Piece, quelle di Bandai o carte di Magic o tanti altri tipi di carte. Queste sono delle carte Panini, fatte per essere commercializzate, che costano appunto, ricordo che un pacchetto singolo di queste card costa 2 euro, uno di questi qui. Quindi ragazzi, dai, direi che per quello che costano, ci sono 8 card, quindi sono 25 centesimi a pacchetto. Direi che può andare. Nico Robin sempre in gran forma. E già, come vedete, ci sono diversi doppioni. Io credo di essere a un buon punto per la collezione, almeno per quanto riguarda le prime 150. Ricordo, per chi fosse nuovo, per chi non avesse recuperato i primi due episodi, scusate, che ci sono in questa collezione 150 carte regular. Questa, per esempio, è una carta standard, numerata dalla 1 alla 150. Questa, per esempio, è la 70.
150, ma disponibile anche in versione parallel. Diverse persone mi hanno chiesto: ma dove metto le parallel? Veramente diverse persone, sai, non è che mi atteggio da youtuber medio e dico che mi hanno contattato in tantissima, sia su TikTok, dove vi invito a seguirmi se vi va, sia su YouTube hanno commentato, alcune persone mi hanno chiesto dove si mettono le parallel, dove volete, raga, nel senso, io personalmente le metto, questa per esempio è una parallel, vedete c'è l'olografia, e quindi questa la metto in collezione nello stesso slot sopra alla versione standard. Molti mi insulteranno per questo, ma io non sono né un esperto di carte né un esperto di nulla, sono un semplice collezionista a cui piace portare questi contenuti che vengano apprezzati o meno. Ma come vedete ho preso anche un secondo starter, in realtà è stato, per chi avesse seguito i primi due episodi, è stato una sorta di sbaglio. Oddio, non tanto uno sbaglio. Ho fatto il preordine sul sito Panini, e però non l'ha spedita al day one. Bella questa anche. Oddio, non posso dire bella. Carina, dai, perché sennò... Sto scherzando, ovviamente. E dicevo, quindi, Panini non l'ha spedito questa roba al day one. E quindi... volevo fare il video proprio per mostrarvele in anteprima, mi è toccato andare in edicola a recuperare uno starter pack e un box, e quindi ho fatto i primi due video, e quindi adesso mi trovo la roba doppia, però bene o male così do una bella spoltita alla collezione, e comunque i raccoglitori, per quanto di una qualità, mi verrebbe da dire medio bassa, ma mi verrebbe, cioè forse sarebbe più giusto dire bassa, comunque sono dei raccoglitori che vengono a costare in totale 3,50-4 euro, quindi se può fa, insomma, qui hanno un po' esagerato, e quindi si può fare per quel prezzo, e comunque sono comunque dei raccoglitori che ci permettono di tenere in ordine le carte. Apprezzo molto di più raccoglitori del genere rispetto alle scatoline di cartone a cui ci stava abituando ultimamente Panini, che secondo me non si possono vedere. Olografia molto standard, molto spesso c'è la Rainbow. Io, ragazzi, vi ripeto, non... se siete dei tecnici delle carte, dei super critici, raga, siete sul canale sbagliato, perché io sono un mero collezionista, anzi vi invito, se vi va, a dare un'occhiata al resto del canale, perché l'argomento principale, diciamo, del canale è il collezionismo, soprattutto action figures in scala 1 a 6, 1 a 12, dedicata agli anime, ai manga, ma non solo, Marvel, Star Wars, chi più ne ha più ne metta, anche film, insomma, un po' di tutto, ragazzi, tutto quello che mi piace cerco di portarlo sul canale quando possibile. Comunque, a me la cosa che piace meno di queste carte è proprio il contorno, che trovo abbastanza insensato, ma è una caratteristica, questa per esempio a me piace, poi direte di no, ma a me piace, e è una caratteristica delle carte di Panini. Io ho cominciato a fare qualche raccolta di Panini non da tantissimo tempo, questa non so se ve la ricordate, ma prima avevamo trovato la Parallel, questa è la Standard, come vedete senza olografia, e vi dicevo, questa dovrebbe essere sopra la 150, infatti 181. Queste sembrano essere le più difficili comunque per completare la collezione. Credo che le 150, se non consideriamo le parallel, cioè se non siete dei completisti perfezionisti come spesso purtroppo sono io, e che volete sia la versione standard sia la versione parallel, quindi un totale di 300 carte, ragazzi, diciamo che la collezione completa è abbastanza semplice, quella delle 150. Credo che con due box, come ho fatto io, ve la dovreste cavare, dovreste avere la maggior parte delle carte. Con qualche scambio, magari se avete qualche amico, dovreste riuscire più o meno a finirle. Ma le carte più difficili, oltre ovviamente alle edizioni limitate che si trovano, 5 nello starter, che vi ripeto ancora una volta, sono sempre quelle, quindi quelle che avete visto all'inizio, poi ve le faccio vedere di nuovo alla fine, magari se vi serve, sono sempre quelle, quindi non andate a comprare 10 starter diversi,
cercando di trovare nuove carte e pensando, scusate, ho detto la parolaccia, me ne danno 5. Allora compro tanti starter. Ultimi due pacchetti intanto, ma sono sempre quelle. Quindi le altre carte, quindi le altre 5 di edizione limitata, ragazzi, dovete cercarle negli eco blister. E vi assicuro che non è cosa facile. Quindi magari puntate a scambiarle con qualcuno, con qualche amico o qualcun altro. Quelle 50 invece in più rispetto alle 150 standard. Sono quelle in onore del 25esimo anniversario e secondo me sono le più complicate da portare a termine, proprio perché sono 50 e come vedete non è che ne abbiamo trovate tantissime, ce n'è probabilmente una a pacchetto, non ci ho fatto caso se in realtà ce ne sono sempre una a pacchetto, ma comunque queste. Bene ragazzi, abbiamo finito, vi rimostro le carte in edizione limitata che le prime 5 che vedete qui sono quelle che trovate all'interno dello starter, ve le mostro di nuovo. Anche perché sono, secondo me, molto belle, ispirate alla saga di Egghead, e questa invece è quella che ho trovato nell'Eco Blister. Quindi questa è una delle altre 5 che potete trovare all'interno dell'Eco Blister. Adesso andiamo per le conclusioni del video, ragazzi. Eccomi qui ragazzi con la solita frase di rito da YouTuber, ovvero fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Su questa serie vi porterò un ultimo episodio in cui vi mostrerò la collezione completa, come faccio di solito per questo tipo di cose, ma mi richiederà un pochino di tempo, perché stavolta andare a trovare le limited e le carte del 25esimo anniversario sarà un po' più ostico, quindi dovrò andare a caccia e ci vorrà un po' di tempo. Nel frattempo, ripeto, io non sono il tipo che fa video con tre pacchetti e basta, ma se vi fa piacere, se gradite altri contenuti tipo questo, ma con poca roba, con 3-5 pacchetti al massimo, fatemelo sapere perché potrei fare uno strappo alla mia regola e portarveli lo stesso. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Vi invito come sempre a dare un'occhiata al canale, a tutti gli altri video, le altre collezioni, tutte le altre belle cosine che ci potete trovare. Io adesso vado a sistemarmi questa roba, ci vorrà un bel po' di tempo. Come sempre, vi aspetto qui sotto nei commenti. Ciao, ragà, a presto.